Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come i da platano deturpata. Parliamo decisamente di un bruttissimo risveglio per lei. E c'è chi l'ha pure trovata in condizioni allarmanti. Aspettavamo il suo ritorno in grande stile a Uomini e Donne per parlare del suo presente con Alessandro Vicinanza. Lei, la bellissima Ida Platano, è uscita dal famoso dating show di Canale 5, mano nella mano con il Cavaliere. Volevano vivere la loro storia d'amore alla luce del sole. E per tutta estate ci hanno deliziato su social con tante foto delle loro vacanze in giro per il mondo. Sono andati anche alle isole Baleari che lui porta da sempre nel cuore. E per i suoi 40 anni sono volati in America. Sono sempre apparsi uniti, felici, complici e super innamorati. Fatto sta che la coppia non ha ancora fatto capolino in studio, alla corte di Maria De Filippi. Tra l'altro la dama era super attesa anche perché si mormorava per lei un nuovo ruolo da opinionista. Peccato che di lei, almeno fino ad ora, non c'è stata manco l'ombra. Abbiamo notato che ha cambiato look a livello di chiome. Difatti ora le porta lunghissime e talvolta predilige il mosso, con tanto di romantiche onde, al liscio. Da alcune sue stories condivise sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram si era ipotizzato che fosse stata a Roma. Ida Platano, trovata in condizioni allarmanti. Tuttavia, nonostante le registrazioni della trasmissione siano iniziate ben prima di fine agosto, lei non si è fatta ancora vedere in TV. Sui social è rimasta sempre molto attiva per raccontarci la sua vita anche dal punto di vista professionale. Il lavoro va a gonfie vele e lei ama mostrarsi anche a lavoro nel suo salone di parrucchiera, sito nella provincia bresciana. Fatto sta che ora la Platano è apparsa in una maniera del tutto inedita ai suoi tanti fan, sparsi in tutta Italia. Molti si sono preoccupati per lei e c'è anche chi ha sostenuto che lei sia ora come ora in condizioni allarmanti. Questa è l'esatta affermazione, dal video l'ho trovata in condizioni allarmanti. Che cosa è accaduto o sta ancora succedendo alla splendida dama? Il racconto dei fatti. Ida in una sua storia su Instagram ha raccontato degli insulti, decisamente molto pesanti, che continua a ricevere. Ciò ha iniziato ad accadere da quando si è fidanzata con Alessandro. E ora addirittura le è stato detto che lei, come ha svelato la stessa dama, visibilmente stanca e scossa, eserciti il mestiere più antico del mondo. Altre volte è stata attaccata per via di suo figlio. Lei talvolta si mostra grintosa ma si intuisce che certamente tutta questa cattiveria la ferisca e che la faccia pure molto soffrire. I suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora, si sono stretti intorno a lei in un unico grande abbraccio virtuale. Inoltre si augurano che lei presto se la senta di tornare in TV in un altro ruolo, visto che l'amore vero lo ha trovato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.